Buongiorno a tutti. Sono Bianca Fasano, giornalista e scrittrice, e non sono ancora riuscita a terminare, anzi sto aspettando dei pezzetti che mi devono arrivare. Non faccio la pubblicità da dove? Per aggiustare la lampada. Tiffany. Allora, la domanda che viene spontanea è: Alessia Pifferi, la madre di Diana, è l'unica responsabile? Chiara Petrolini, la madre dei neonati trovati morti, è l'unica responsabile? Beh, a questo proposito ho scritto un articolo che ho spedito in giro proprio oggi e ve lo leggo. Non è molto lungo. Se avrete la pazienza di ascoltare, vi renderete conto che io voglio gettare il sasso anche in un'altra direzione. È forse il momento di farlo. Uomini, non siamo più all'età della pietra. Siete responsabili dei figli non nati, degli aborti e degli infanticidi quasi quanto le donne che li compiono. Perché? Alessia Pifferi, la madre di Diana, la bimba morta di stenti a 18 mesi, ha lasciato la piccola abbandonata per giorni da sola a casa. Ma io sospetto che troppo bene con la testa non doveva stare. Questo non l'ho scritto nell'articolo, ma lo penso. Il padre della povera Diana pare sia un modesto imprenditore di Pontelambro. Che abbia o no saputo che i suoi trasporti sessuali avessero dato luogo a una nascita indesiderata, non sappiamo. Forse Alessia ha deciso di non dirglielo. Forse. Ok, andiamo un po' più giù. Chiara Petrolini è la madre, chiamiamola madre, dei neonati trovati morti nel giardino della sua abitazione a Vignale di Traversetolo, Parma. Non è a Napoli, eh? Forse andrà in carcere. La nonna dei bambini mai nati, che effettivamente deve vivere momenti di tristezza, non sapeva nulla di quello che accadeva al figlio, ora ex fidanzato, che dice: devo ancora metabolizzare la notizia. Qualcuno la definisce fidanzatino, però per favore, diamo il peso alle parole. Andiamo più giù, dice ancora: vorrei che il primo figlio, nato il 12 maggio 2023, si chiamasse Domenico perché è il nome del mio migliore amico. Il secondo invece è Angelo, perché grazie a questo bimbo ritrovato per primo sotto la terra del giardino abbiamo scoperto tutto questo orrore. È il nostro Angelo. Certo, la colpa è della madre, indiscusso. Ma il fidanzatino aveva rapporti sessuali, evidentemente non protetti, con una donna. Era certo che ci pensasse lei? Chi glielo assicurava? Se ci avesse pensato lui, con i preservativi sarebbe stato meglio. Quei due angioletti non ci sarebbero stati e Chiara Petrolini non avrebbe dovuto, potuto, voluto ucciderli. Ok, andiamo avanti. Oggi gli uomini devono rendersi conto che non viviamo più nell'età della pietra. Riprodursi era l'atto più naturale, privo di necessità reazionali che esistesse. E nessuno, tantomeno i primi ominidi, sapeva di essere genitori.
ci vuole tempo perché si scoprisse il legame tra il rapporto sessuale e la procreazione, in quanto tra il concepimento e il parto c'era un lungo lasso di tempo e non si evidenziava una loro qualsiasi relazione. Per millenni, quindi, gli esseri umani non seppero che fosse il maschio a fecondare la donna, la quale sembrava dunque essere l'unica titolare della capacità di procreare. L'uomo era meritevole nel provvedere al nutrimento e alla difesa del gruppo, però era la donna che metteva al mondo nuove creature, per cui occupava un ruolo di primaria, indiscussa importanza, quasi di una divinità, come testimoniano le statuine che la ritraggono, grosse mammelle, grosso ventre, come la Venere di Ohlfels, la statuina paleolitica scolpita nell'avorio di un mammut, lunga appena 6 centimetri, ritrovata nella grotta di Ohlfels nei pressi di Scheveningen in Germania nel 2008, che risale a 35.000 anni fa, all'inizio del periodo aurignaziano. In media una donna nel Neolitico metteva al mondo tra gli 8 e i 10 figli. E lo stupisce. L'hanno fatto per secoli successivi molte donne, anche nostre nonne, e in qualsiasi ruolo. Maria Carolina d'Asburgo-Lorena, moglie di Ferdinando IV di Napoli, terzo di Sicilia, nell'arco di 21 anni diede alla luce 18 figli e col primo aveva 20 anni. In Italia viviamo il calo delle nascite e l'aumento dei morti. Siamo al minimo storico secondo l'Istat dopo il 1860. Ma oggi non siamo più considerate divinità e le donne sono cambiate. Esistono specie come i polpi, i quali, sebbene siano molto intelligenti e dotati di superpoteri come cambiare colore e rigenerare gli arti, subiscono, se femmine, una morte tragica. Dopo aver deposto una covata di uova, smettono di mangiare e deperiscono a tal punto che quando le uova si schiudono, sono già morte. Quindi, per gli infanticidi, non possiamo accusarci di essere animali e non offendiamoli. Dal 1978, in base alla legge 194, in Italia la donna può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari. Questo intervento è regolato dalla legge 194-78 che descrive con chiarezza le procedure da seguire in caso di richiesta di interruzione di gravidanza. E non lo dirò qui quale sono. Comunque, 5,8 aborti volontari ogni 1.000 donne in Italia nel 2021. 182 procedure di aborto medico per ogni 1.000 nati. L'Italia ha un tasso di aborto più basso d'Europa. La legge dovrebbe garantire il libero accesso all'aborto chirurgico-farmacologico, benché in Italia esistono tanti e indicativi vincoli e limitazioni, come per esempio l'alto numero di obiettori di coscienza tra i ginecologi, media nazionale 63%, col picco. In picchi dell'80% in alcune regioni. Medici di base e farmacisti. Ci si mette anche il Papa aborto.
i medici che lo praticano sono dei sicari. Fortunatamente apre sulla pillola. Un'altra cosa sono gli anticoncezionali, per i quali, e qua ci ho mancato una U, che ce la metto a fare, per i quali ai miei tempi, sono del 49, occorreva confessarsi. Eh sì, tu li prendevi, poi ti confessavi, poi li prendevi, ti pentivi e li riprendevi. La legge 194 in ogni caso individua nella donna l'unica titolare del diritto all'interruzione volontaria della gravidanza. Domanda: il padre può opporsi al diritto della madre di abortire? Risposta: la scelta ultima di abortire resta nel nostro ordinamento una prerogativa della donna, senza che essa, il padre del concepito, possa opporsi. Ecco una ragione in più perché l'uomo, il maschio, si renda responsabile nel rapporto. Se non vuole figli, si deve assicurare lui stesso per non averne. Se li vuole, deve essere certo che la propria compagna sia d'accordo, così da non trovarsi il vedovo. Non esiste in italiano una parola per definire chi ha perso un figlio, o l'orfano, di due bimbi seppelliti in un giardino o di una bimba di 18 mesi lasciata morire di fame e di sete. Ebbene, forse le mamme dei figli maschi devono educarli in merito. Vediamo a quelle che non nascono. In altri paesi la legge sull'aborto consente interruzione volontaria di gravidanza anche oltre le 12 settimane. Per esempio, Austria, aborto fino a 14 settimane. Francia, aborto fino a 14 settimane. Spagna, aborto fino a 22 settimane. Olanda, aborto fino a 14 settimane. Olanda, abbiamo detto. Inghilterra, aborto fino a 24 settimane. Romania, aborto fino a 23 settimane. Inghilterra, aborto fino a 24. Romania, aborto fino a 14. Svezia, aborto fino a 18 settimane. È utile ricordare che un feto è definito a termine quello in cui parto avviene tra la 37esima e la 41esima settimana. Pretermine, o parto prematuro, quello in cui il parto avviene prima delle 37 settimane. Estremamente pretermine, prima della 28esima settimana di gestazione. Tanti bambini pretermine nascono e vivono una vita normale. Leggo. 8 anni fa da oggi è nato Iver. Mia moglie Robin, il cui cervello aveva smesso di funzionare, ma il cui corpo e il cui cuore avevano tenuto in vita Iver per le settimane 22-28 della sua gravidanza, sarebbe stata staccata dal supporto vitale. Le 5 ore tra l'incontro con Iver e il momento di odiare Robin sono stati i momenti più difficili della mia vita. Ho perso mia moglie, ma mi è stato dato il dono di diventare padre del mio piccolo uomo miracoloso. Iver è nato con un peso di 2 libbre e 13 once, che sarebbe 1,277 kg, e abbiamo trascorso le 12 settimane in team prima che tornassi a casa con lui. Oggi ha 8 anni, è incredibilmente intelligente, divertente, premuroso, estroverso, amorevole, avventuroso e gentile. Sono grato per ogni giorno trascorso con questo meraviglioso bambino e per il dono di essere suo padre. Buon compleanno, Iver. Meditate, maschi, meditate. Io esprimo sempre il mio parere, non è detto che lo si debba ascoltare, però sono convinta che il maschio oggi debba cambiare atteggiamento se non l'ha già fatto, perché sa
che il suo rapporto sessuale con una donna in grado di generare figli può generare figli. Li vuole? Non li vuole? Vuole evitare che la propria donna abortisca? Vuole evitare di trovarsi padre di due bambini sottoterra? Io credo che sia il caso di pensarci. E con questo vi saluto, ci vediamo la prossima volta e perdonatemi se non parliamo sempre di cose belle. Grazie dell'attenzione e iscrivetevi al mio canale, perché mi pare che scendono invece di salire. Non mi pare una cosa giusta. Ciao a tutti.